La meditazione, solo come definizione, è un'osservazione consapevole e non giudicante del momento presente, il tipo di meditazione che facciamo noi. Quindi noi prima di tutto ci sediamo, adesso mi siedo anch'io, e troviamo, voi direte siamo già seduti, però bisogna sedersi possibilmente in un modo particolare. L'appoggio deve essere buono, se volete ci sono degli sgabelli, per chi non si dovesse sentire di star seduto a terra o comunque in un'altra posizione. Qui dobbiamo sentire che abbiamo un buon appoggio a terra. La posizione la scegliete voi. Possibilmente la schiena non è appoggiata. Allora, possibilmente, perché chiaramente a volte qualcuno ha anche dei problemi di schiena, eccetera. Quindi chiaramente questo cambia un bel po', no? Perché? Perché noi la muscolatura posturale. Adesso non mi voglio dilungare troppo, tanto queste cose le ripetiamo. Però la muscolatura posturale è fondamentale. E il nostro corpo, come sta il nostro corpo, sia a livello posturale che a livello proprio di come sta, nel senso sta bene, sta meno bene, rimanda continuamente alla nostra mente un, come dire, un segnale. Allora, se io adesso mi accovaccio e mi lascio andare, il segnale che manderà il mio corpo, non lo so quale sarà, lo devo sentire, ok? Probabilmente non è quello che sento adesso, anzi sicuramente, ok? Se invece noi impariamo a stare in una certa postura, e lo impariamo anche piano piano, quindi ci si stanca perché ad esempio non si è abituati, non c'è nessun problema, ci può volere anche un anno, cioè non è un problema, se ci vuole un anno, ci vuole un anno. Però, diciamo, rinforziamo la muscolatura posturale stando in determinate posizioni, in questa posizione essenzialmente. Poi in piedi dopo facciamo altri movimenti, altre cose. Però se stiamo appoggiati con la schiena tendiamo a perdere il tono di una parte almeno della muscolatura, ok? E siccome siamo noi abituati, insomma, a stare sui divani, a stare sulle sedie, a stare in posizioni, poltrone poco consone, appunto facilmente all'inizio c'è un po' di difficoltà. Allora, la testa in asse, cioè guarda verso avanti, okay. Sentiamo questo allineamento, diciamo bilanciamento anche tra parte destra e sinistra del corpo, cioè che sia abbastanza ben appoggiato simmetricamente, non ci sono perfezionismi, non è una gara con noi stessi, facciamo quello che riusciamo. Ok, le mani le appoggiamo possibilmente con i palmi verso l'alto, aperte sopra le cosce o verso le ginocchia, ok? Poi per chi è la prima volta lo può fare tra un po', se se la sente, noi chiudiamo gli occhi, quindi se vi sentite chiudete gli occhi. E cominciamo a percepire dei segnali più precisi dal corpo, perché la vista è un organo che quando è attivo è potentissimo e noi quando chiudiamo gli occhi cominciamo a avere una capacità, possiamo dire, interocettiva, cioè di percepire l'interno del nostro corpo molto più precisa. Allora, non dobbiamo cambiare niente e non dobbiamo fare niente. Semplicemente sentiamo il peso del nostro corpo che cade sui punti d'appoggio, quindi sul sedile, sul sedere, diciamo, perché a seconda di come siete appoggiati, sui piedi. Sentiamo le mani che cadono col loro peso sopra, le gambe o comunque nel punto dove le avete appoggiate. Sentiamo il busto, o meglio il tronco, che per quanto possibile è eretto, con la testa appunto allineata. Facilmente cominciamo a percepire anche un po' di fatica.
un po' di tensione. Come dicevo, questa pratica è innanzitutto un'osservazione non giudicante, quindi ci poniamo proprio come atteggiamento da osservatori. Io semplicemente osservo. Sento che qualcosa mi piace o non mi piace, mi sembra di dover cambiare qualcosa, mi arriva un pensiero. Benissimo. Adesso, diciamo però, cerchiamo gradualmente di raggiungere uno stato non giudicante, ma lo capiremo piano piano cosa significa. Adesso portiamo l'attenzione sulla radice, sulla punta del naso, diciamo così, cioè sulle narici. Sentiamo l'aria che entra ed esce con gli atti del respiro. Senza controllarli, noi lasciamo che il nostro respiro si alterni, fluisca. Allora, questo significa tenere l'attenzione su un oggetto. In questo momento l'oggetto è l'aria che entra e esce dal nostro naso. O se volete, è il nostro naso. Io osservo questo punto e percepisco l'aria che entra nell'inspiro ed esce nel respiro. Non controllo il respiro, quindi lo lascio correre, o meglio, fluire secondo il suo ritmo. All'inizio, quando si osserva, viene da controllarlo, è normale. Poi si impara piano piano anche a non controllarlo più. Ed è il respiro che ho adesso. Il respiro, imparando ad osservarlo, ci dice molto di noi, di come stiamo in questo momento. E può anche insegnarci molto. Questo chiaramente lo vedremo col tempo. Allora, adesso facciamo un breve passaggio dall'alto verso il basso con l'attenzione nel corpo, perché facilmente abbiamo qualche tensione in qua e in là che non abbiamo sentito e quindi noi dovremmo essere in questo momento teoricamente rilassati tenendo solo la muscolatura posturale con il suo tono. Quello che serve per stare, diciamo, in questa posizione. Allora, se ascoltiamo, diciamo, osserviamo il nostro volto. Gli occhi, la bocca, la muscolatura della faccia. Proviamo a lasciare che si allenti quella tensione residua che c'è. E facciamolo soprattutto nell'espiro, quando l'aria esce dal naso. Quando l'aria esce, noi sentiamo che la nostra faccia può ammorbidirsi.
Ora, la maggior parte di voi si sarà accorta che la mente si è distratta. Benissimo, torniamo con l'attenzione sul volto. Quindi noi, quando ci accorgiamo che ci siamo distratti, riportiamo l'attenzione sull'oggetto. Adesso scendiamo sulle spalle. Sentiamo se sono ben rilassate. C'è una parte che non controlliamo, quindi non è volontaria completamente. Però quello che sentiamo è intanto lo stato di questa area del corpo. Come la sentiamo? Appesantita, libera? Tutta la parte delle spalle, del collo, quindi della cervicale. Nell'espiro proviamo a lasciare che si allenti un pochino, se è possibile. Se non succede, va bene lo stesso. È quello che potevamo fare adesso, quindi magari ci vuole un po' più tempo. Poi scendiamo e sentiamo il petto, tutto il nostro torace. Sentiamo che si gonfia un po' quando inspiriamo e poi si sgonfia. Non dobbiamo provocarlo questo movimento perché accade da solo. Può darsi anche che non lo sentiate, però quello che c'è lo percepiamo. Magari sentite un po' di pesantezza in quest'area, un pochino di senso di costrizione. Oppure un po' di, o anche un torace che insomma si espande piacevolmente. Magari se volete fate un respiro, lo facciamo, un respiro più profondo, anche due, lento e profondo. Sentite il torace che si espande. Senza accelerare, fatene un altro, senza, se volete, se vi sentite. E sentite che un pochino, magari stiamo cedendo a questo nostro modo di controllare, di trattenere. Bene. Poi sentiamo la pancia, quindi portiamo l'attenzione più in basso. Sentiamo la pancia che si gonfia e si sgonfia con gli atti del respiro. Qualcuno sentirà una pancia un po' contratta. Accogliamola così com'è. È un momento accogliente questo. Osservazione non giudicante vuol dire accoglienza. Quando io accolgo non giudico, se accolgo veramente. E infatti il nostro momento iniziale degli incontri è fatto più o meno così e lo chiamiamo accoglienza, cioè ci ritroviamo e ci accogliamo. Sentiamo la pancia che si gonfia e si sgonfia e diciamo così, qualcuno dice, registriamo ciò che arriva, no? Sentiamo, allora la pancia la sento così. Respiro in particolare, che è un movimento, sentite, un po' liberatorio. Provo ad allentare se c'è la tensione, provo a lasciare spazio per quanto mi è possibile, senza forzature. E poi scendiamo con l'attenzione fino ai piedi per sentire solo se c'è qualche tensione residua. A volte abbiamo un polpaccio tirato, le dita dei piedi contratte, vi è mai successo? E lo stesso facciamo con le braccia e le mani.
tutto cade sul suo peso. Noi sosteniamo semplicemente questo peso. La mente magari si è distratta anche più volte. Benissimo, noi la riportiamo dove vogliamo, quindi dove scegliamo. In questo caso chiaramente sono io che vi guido, però la vostra scelta dovrebbe essere quella di seguire, no? Se io vi dico sentite la pancia, voi portate l'attenzione sulla pancia. Però imparate a tenere il più possibile l'attenzione sull'oggetto che scegliete, che può essere anche il lavoro che state facendo, osservando i dettagli delle cose, i dettagli del movimento, i dettagli delle sensazioni. Ok. Sentite adesso cos'è cambiato. Se è cambiato qualcosa in questi pochi minuti, cioè noi siamo partiti, ci siamo seduti. Provate ad ascoltare il respiro, se volete ancora nel naso, e sentite se è cambiato qualcosa, se percepite che magari si è sciolta un pochino una tensione generale. È qualcosa di molto, molto quello che abbiamo fatto, anche semplificato, quindi considerate che sia in tempo che in modalità, appunto è un po' semplificato, però in genere, almeno poi se ne prendiamo un po' di abitudine, quando ci sediamo basta chiudere gli occhi e cominciare a sentire che accade qualcosa. Sentiamo questo corpo ancora che è fermo, è eretto, che un po' si dilata quando inspiriamo, no? Quando prendiamo l'aria, sentiamo fa un movimento di accoglienza dell'aria, il corpo. Ed è proprio l'inspiro il momento in cui noi ci apriamo ad accogliere ciò che c'è in questo istante e ad esserne consapevoli. Mentre l'espiro è l'atto in cui, una volta accolto, lo lasciamo scorrere, lasciamo che fluisca, lo lasciamo andare. Quindi anche il pensiero che magari ci disturba, diciamo, ci distrae, lo accogliamo, non lo giudichiamo, non ci opponiamo, però non ci rimaniamo dentro, ma lo lasciamo scorrere per quanto possibile nel respiro. Poi magari lui torna, è anche lo stesso, però lo accolgo e lo lascio scorrere. Allora, adesso riapriamo gradualmente gli occhi. Sentite anche questa sensazione di entrare in contatto con l'esterno. Stasera abbiamo tenuto anche un po' di luce più del solito, dopo magari di solito ne mettiamo un po' meno. Questo era per favorire un pochino magari anche chi si poteva collegare, ma metteremo la registrazione. Ok. Sentite appunto cosa è cambiato. Magari vi siete rilassati, a volte c'è la sensazione un po' di assopimento, non soprattutto ma può succedere sempre all'inizio, perché tendenzialmente siamo un po' contratti. Quando sentiamo che si scioglie quella tensione, quella ci teneva vigili, essenzialmente. Però era una vigilanza un po' forzata, quindi siccome consuma anche energia, quel tipo di vigilanza, no, ci brucia energia e quando finalmente ci rilassiamo tendiamo ad addormentarci, soprattutto la sera, quindi a perdere proprio anche a volte il senso di essere qui. Diciamo, il nostro scopo primario non è di rilassarci, il nostro scopo è quello di imparare a stare nel momento presente più consapevoli. Questo ha un effetto
diciamo, un po' unificante sulla nostra sensazione, cioè diciamo percezione di noi stessi, e questo si capisce un po' piano piano, però aiuta a rilassare, a liberare un pochino piano piano la mente e ad avere un controllo più lucido, ma controllo nel senso consapevolezza più lucida del presente. Ok? Allora adesso, come ho anticipato, ci alziamo in piedi. Allora, ci mettiamo con i piedi ben appoggiati a terra, le gambe leggermente divaricate, con i piedi più o meno all'altezza delle spalle come apertura e le braccia lungo il corpo. Allora, da adesso teniamo gli occhi aperti. Ci verrà spesso da chiuderli, anche a me capita, perché staremo con l'attenzione proprio sul corpo e quindi questa ricerca di consapevolezza interna spesso ci porta a chiudere gli occhi. Non è che sia un errore, però. Diciamo, vi consiglio di stare con gli occhi aperti, ok? Poi se in un momento volete sentire meglio, chiudete gli occhi, vi sgriderò poco. No, scherzo, non vi sgrido. Sentiamo il corpo. Proviamo ad allineare la colonna vertebrale in modo che la testa sia il più possibile, appunto, allineata con la parte inferiore, quindi con la colonna. Questo vuol dire mandare un pochino indietro il mento in genere, no? Perché tendenzialmente stiamo un po' con il mento in avanti. E per farlo, per aiutarci anche a sentire qual è la sensazione che dobbiamo percepire, si può provare a tirarsi un pochino dalla sommità della testa, come se fossimo un burattino, no? Che è appeso, se sentite, si abbassa un po' il mento e si distende un pochino la colonna cervicale, ok? Non forziamo, però è diciamo un po' dire, anche quello un obiettivo. Se riusciamo, piano piano lo facciamo. Chiaramente siamo abituati a stare in una posizione molto diversa, ci vuole molto tempo. Bene, allora sentiamo il respiro e cerchiamo di tenerlo consapevole. Questo cosa vuol dire? Semplicemente mi rendo conto che sto respirando e sento il corpo che si dilata e che ritorna al suo stato di riposo. Adesso allentiamo un pochino le ginocchia, cominciamo a sentire il corpo, dondoliamo un pochino in avanti e indietro col bacino e sentiamo che il corpo ha una sua fluidità, ha anche una sua rigidità. No? Spesso ci rendiamo conto di più della rigidità. Ma concentriamoci sul fatto che il corpo è un qualcosa, come dire, di unificato. Okay? Noi spesso ci percepiamo come un blocco sopra l'altro. Ci dimentichiamo di una parte. Ok, la sentiamo. Bene. E adesso cominciamo a muovere liberamente tutto il corpo, quindi tutte le articolazioni, però dolcemente, senza forzarle, questo per prendere consapevolezza un po' dello stato attuale del nostro corpo. E quindi muoviamo le caviglie, i piedi, sentite quante articolazioni abbiamo che non ascoltiamo. Ad esempio alzando il piede un pochino sulla punta e rilasciandolo, muoviamo anche un pochino le anche, senza, non stiamo facendo un movimento specifico, però la schiena, sentiamo che la colonna è anche qui può essere fluida, però spesso appunto in realtà in questo momento percepiamo che magari, non so, nella zona lombare o cervicale abbiamo un pochino di rigidità. Ci serve questo adesso per avere più consapevolezza nel momento in cui andiamo a muoverci. Allora, adesso facciamo la nostra attivazione in cui percuotiamo un pochino il corpo, partiamo dal petto, ok? Vediamoci un pochino, salendo e scendendo, adesso qui ho il microfono, faccio un po' piano oggi, saliamo e scendiamo, però ci diamo un pochino di energia e stiamo in questa posizione che vi dicevo. Allora, quindi quando parlo di energia può essere, diciamo, un senso un po' anche figurato, no? Di energie, le mobilizziamo, però come dicevo prima in realtà
Ormai si può parlare scientificamente, insomma, anche pubblicamente dell'energia del corpo senza essere arrestati o essere giustiziati. Ok, poi scendiamo nella faccia interna di un braccio e saliamo all'esterno. Oh, mi piace questo suono rimbombante della palestra che era un po' che non sentivo, perché gli incontri li abbiamo fatti al parco, no? Negli ultimi 2-3 mesi. Per un po' di mesi li abbiamo fatti online e stasera siamo finalmente di nuovo alla palestra. Cambiamo lato. Ora percepite ogni singolo passaggio, ogni singola percussione. Sentite. Sentite quante sensazioni ci perdiamo normalmente che invece possiamo recuperare. Ok, bene. Poi andiamo nella zona posteriore, nella zona lombare, salendo e scendendo con i pugni. Il corpo cerchiamo di tenerlo abbastanza fluido, perché facendo ad esempio questo movimento magari si irrigidisce qualche parte. Ascoltiamo il respiro che entra e esce, qualcuno l'avrà bloccato facilmente. Bene, poi scendiamo i lati delle gambe alternativamente e saliamo all'interno. Arrivate fino ai piedi piegando le ginocchia.
troviamo, diciamo, le mani sono più o meno all'altezza delle spalle. Bene. Lasciamo la testa rilassata e guarderà verso il basso. Adesso scuotiamo il respiro. Quindi inspiro, guardiamo avanti, rilassando la schiena, mandando la pancia in basso, diciamo. E poi torniamo nell'espiro. Scusate, nell'inspiro, sapete il contrario. Nell'inspiro guardo avanti, nell'espiro. Inarchiamo la schiena, quindi diciamo, usiamo questo movimento. Il più possibile, non se voi magari ci controllate lo limitiamo, però se lo facciamo appunto con attenzione, con consapevolezza, quindi vuol dire spingere un pochino anche il sedere indietro, magari senza muoverlo, però. Sapete che contribuisce il bacino. Facciamo lentamente, perché respiro. Adesso tornate quando avete finito il movimento alla posizione neutra. Sentite bene i punti di appoggio, non c'è che siano saldi. E adesso facciamo il contrario. Cioè inarchiamo in su la schiena e guardando come se guardassimo tra le nostre gambe. Nell'inspiro, in arco, spingo in su il più possibile la schiena. Nell'espiro, torno alla posizione di vita. Inarcato su. Spingete un po' con le braccia, non per alzare, allungate per la zona dorsale, distendete quella lombare, provate a sentire. Lentamente, consapevolmente, cioè ascoltando bene cosa accade nel nostro. L'ultima volta che questa parte. Cerchiamo con questo esercizio di mobilizzare un po' tutto il corpo, ogni volta magari in modi un po' diversi e magari anche attraverso delle sequenze di 5 minuti specifiche di esercizio. Allora, per concludere, facciamo un piegamento in avanti, chi ha problemi, diciamo di schiena, piega tranquillamente le ginocchia, ti metti in questo modo, possibilmente le a terra, e lo facciamo così, nell'inspiro. Tiriamo sulle braccia, nell'espiro ci pieghiamo e arriviamo a terra, un po' in avanti, diciamo. Lo rifacciamo, quando salite, se avete piegato un pochino le ginocchia, sono morto, cioè piego un po' le ginocchia, sposto la mano a schiena. Ok, lentamente lo rifacciamo. Le ginocchia, se riuscite vi appoggiate proprio nella cerchia, rifacciamo l'ultima volta, ognuno con il suo tempo, quello che sente.
piedi al tuo ginocchio, con il suo piede, prova a camminare. Prima di sederci per concludere, ascoltiamo ancora una volta il corpo chiudendo gli occhi, cioè ritornando all'ascolto interiore che abbiamo avuto sino adesso, però un po' più proprio concentrato su di te. Sentiamo la schiena eretta. Spalle rilassate, braccio lungo il corpo. Dobbiamo sederci per un momento conclusivo. Ritroviamo la posizione che abbiamo descritto prima, quindi se riuscite ben appoggiati, le mani sopra le cosce, le ginocchia, la schiena eretta, non appoggiata. Chiudiamo gli occhi. Se qualcuno fa fatica, guarda un pochino poco più avanti di sé. Aperto, diciamo, sono riuscito a tenere gli occhi chiusi. Ripercorriamo più velocemente le tappe di prima. Il primo punto è sempre quello di trovare la postura adatta per questo momento. Quindi la aggiustiamo se necessario. Sentiamo il corpo che cade sul suo peso. Adesso portiamo l'attenzione ancora sul naso, sull'aria che entra e che esce dal naso. Sentiamo l'inspiro, quindi l'entrata dell'aria, come l'accoglienza dell'aria. Accolgo l'aria dall'esterno dentro di me. L'accoglienza non giudica. E se sentite in questo movimento c'è un'apertura, noi abbiamo bisogno di lasciare aperta una porta dall'esterno per respirare. E quindi l'inspiro è questo movimento in cui noi ci apriamo all'esterno. Sentiamo che apriamo un po' il cuore. Cioè apriamo il petto, lui si dilata. E possiamo scegliere di percepire proprio questo movimento come un'apertura di noi stessi. Magari a volte sentiamo il petto chiuso, rigido. Allora, invece nell'inspiro sentiamo che si può dilatare un po', che si può ammorbidire
che c'è un po' più di spazio da dargli. Quando lo facciamo sentiamo che è anche piacevole. E poi l'accoglienza è un movimento positivo, amorevole, e quindi lo percepiamo come un sorriso interno che piano piano si forma dentro di noi. E noi possiamo proprio dircelo, sorrido, mentre inspiro, sorrido. Qui sentiamo invece che l'espiro è un movimento in cui proprio lasciamo andare. Lasciamo scorrere tutto ciò che c'è. Quindi prima colgo tutto ciò che c'è, poi lascio scorrere. E il mio movimento in quell'istante di abbandono. Quel lasciare andare è un abbandonarsi, fiducioso. Sentite che perdiamo un po' il controllo in quel momento, no? Perché noi lasciamo andare. Se avete una sensazione così strana, di far fatica a farlo, le prime volte è normale perché il controllo è molto vigile, no? Molto presente di solito. E noi perderlo facciamo fatica. Ma proviamoci, non succede niente. L'espiro viene da sé, si realizza da solo, non dobbiamo far nulla. Anzi, meno lo controlliamo, più lui si realizza. E quindi questo è già un primo insegnamento. Spesso non controllando, la vita scorre meglio, scorre in modo più libero. E non inciampa tutte le volte che noi invece cerchiamo di interferire proprio attraverso il nostro controllo. Rimaniamo sul nostro respiro che scorre, no? Siamo distratti, la mente subito acchiappa la prima distrazione che c'è. A volte è un pensiero, una sensazione, a volte è qualcosa che ci, diciamo, disturba, no? Che ci richiama, però noi possiamo tornare ancora a questo respiro che si realizza istante dopo istante. E stiamo lì, e stiamo in questo presente, questo presente che è come se ci svegliassimo e dicessimo, oh, sono qui. Sentite che il fluire del respiro, il corpo, ci richiamano a questo istante, che è un istante che sa di eternità. Non ha tempo, no? Perché è un istante, però allo stesso tempo è breve ma infinito, perché non è finito. Okay. E qui, adesso questa sera diciamo andiamo a concludere, ma qui c'è una grande apertura, ci può essere, se vogliamo, una grande apertura anche spirituale. Cioè, finalmente ci percepiamo veri, per quello che siamo adesso, così come siamo, accettati, accolti, e non finiti, finiti nel senso limitati, ok? Ci apriamo all'infinito. E questo
questo però sarà un approfondimento che faremo più gradualmente. Ma possiamo intanto appunto percepire questa sensazione di espansione, magari un po' più chissà di leggerezza. Sentite proprio, e magari ce le possiamo anche dire qualche parola, no? Ci possiamo anche dire quello che sentiamo, quello che proviamo. Sentite che possiamo rimanere vigili, ma siamo più rilassati, siamo un po' più, probabilmente un po' più liberi. E meno condizionati dalla mente, da ciò che sta accadendo. Impariamo ad osservare e anche a scegliere dove stare, cioè stare qui e ora. Veramente lo sviluppiamo sempre meno. Col tempo. Adesso gradualmente riapriamo gli occhi, rientriamo in contatto con l'esterno. Sentiamo come è cambiata ancora una volta la percezione di noi stessi. Sentite che siamo fatti di stati. No? Stati, cioè dire che siamo fatti di stati che cambiano, che si trasformano, vuol dire che siamo fluidi, che non siamo rigidi. Spesso siamo molto rigidi, effettivamente ci blocchiamo dentro a stati magari irrigiditi, no? Però in realtà con le modalità giuste, imparandole, le possiamo sciogliere. E dicevo, stati, ricorda gli stati della materia, no? Gli stati dell'energia, cioè qualcosa, come dicevo, che appunto ci dice che questa percezione a volte che abbiamo di noi stessi proprio così rigida è solo un'idea, in un certo senso, solo un pensiero, solo una forma mentis, diciamo, no? Qualcosa che abbiamo imparato. Addirittura le rigidità del corpo, che un po' tutti abbiamo, no? Chi più chi meno, chi in un posto che nell'altro, fanno parte di questo tipo, cioè noi ci siamo abituati e crediamo che quella parte del corpo debba essere così, che sia così. Non la muoviamo, l'abbiamo bloccata, okay? Ma l'abbiamo bloccata magari anni fa. Quindi per ridare respiro ci vuole tempo, non possiamo pretendere, no? Anzi la pretesa è proprio un atteggiamento che non lascia restare, diciamo, no? Che lo lascia il tempo. E